sicuramente non sto al governo per tirare a campare, per perdere tempo, per fare cosine, o si fanno cose importanti, taglio delle tasse importante, riforma della giustizia importante, si sbloccano le opere ferme, oppure torniamo dagli italiani a chiedergli la forza per fare da soli quello che altrimenti non è. Mandali tutti a casa, via! Ma per intenderci, non è possibile che mercoledì in Parlamento si voti una mozione contro la TAV, contro il futuro, contro lo sviluppo, contro il treno, contro il lavoro, contro il progresso, perché sarebbe un voto contro il governo, contro l'Italia e contro gli italiani, e noi trarremmo le conseguenze, non perché non stiamo al governo per perdere tempo. Mandali a casa!